Un sorriso per la Palestina. È il progetto che ha l'obiettivo di disegnare il sorriso sulla faccia dei bambini palestinesi, in particolare i più sfortunati, che si trovano in strutture ospedaliere ed orfanotrofi. È una nuova esperienza che alcuni giovani fanno a Betlemme con l'aiuto di un gruppo italiano proveniente da Chianciano, in Toscana. Noi cerchiamo ormai dal 2007 che siamo qui in Terra Santa e a novembre terminiamo questo ciclo di quanto riguarda la clownoterapia. E il nostro grande sogno si è avverato. Infatti abbiamo formato, grazie anche ai nostri maestri, un gruppo che sarà in grado di portare la gioia nei posti dove c'è più la sofferenza. Dr. Clown, questo è il titolo del laboratorio in corso. Volontari e giovani infermieri imparano ad avvicinarsi da clown ai loro pazienti per far sorridere e divertire i bambini malati, mantenendo la professionalità delle cure richieste per le diverse patologie. Sono 10 anni che io e Laura lavoriamo in Italia come clown dottore negli ospedali e abbiamo notato che attraverso questo approccio clownesco, non circense, quindi lo ribadisco, si riesce a cambiare delle emozioni negative di stress in emozioni positive di rilassamento che permettono ai bambini malati, ma anche alle mamme che hanno comunque un dolore di avere i propri figli in ospedale, di vivere l'esperienza dell'ospedale in una maniera positiva. I medici e i professionisti del settore confermano l'efficacia di questo approccio nuovo e particolare verso i pazienti più piccoli, che pur nella sofferenza dimostrano così di reagire meglio alle malattie e alle cure. Le lezioni al Caritas Baby Hospital proseguono settimanalmente e termineranno a novembre. I giovani clown rivolgono un appello all'estero chiedendo aiuto per riuscire a diffondere al meglio il progetto nei territori palestinesi per portarlo al maggior numero di bambini possibile. المشروع هذا فريد من نوعه ما في زيه في البلد عم نواجه كمان مشاكل في الاغراض في العده في الدعم. Questo progetto è l'unico di questo tipo nella zona. Abbiamo alcuni problemi però per carenza di materiale e di mezzi economici. Ora stiamo lavorando per realizzarlo nell'ospedale, ma se Dio ci aiuta possiamo fare un altro passo, aprendolo al di fuori e dando il sorriso non solo ai bambini del Caritas Baby Hospital, ma a coloro che si trovano in altre associazioni e a più bambini possibile. طفل وطفلة فلسطينية وحتى نساعد يعني في المؤسسات في المجتمعات نشتغل برا في المجتمع.